Sarò sincero, non spreco neanche tempo a mettere la cam. Parliamo un attimino di questo Ezza, perché è il ritorno di Radish. È il ritorno di Radish. Abbiamo i Bardillion Damage. Bardillion Ezza Damage. Allora, Ezza GL Bardock finalmente l'hanno annunciato. Ne parliamo un attimino alla veloce, perché sì. Leader skill 170, va bene. 12 key, ha un Greatly Raises Death. Può suonare buono? Forse suonerà buono. Aspettate che prendiamo un attimino l'H-Ninfo. Forse suonerà buono. Ok, fammi usare bene le parole. Low class, scusate, vado nel metodo più veloce per andarmi... Va bene, ok, dovrebbe essere qua. Low class warrior, c'era il meno di mezzo, va bene. Ok, com'era? Raises death. Va bene, uno dice, ok, greatly raises, buono. Passiva, key più 2, attack death 150, attacco 50 all'attacco. Plus an additional attack 20% up to 100% e riduce il danno ricevuto del 10% fino a un massimo di 50% per low class warrior. Il vero problema, e qua lo dico proprio da... Se una persona è intelligente, questa cosa lo lasciava così... Ok, gli metteva il 50% d'attacco in più. Poi, full stop, andava avanti e scriveva damage reduction. E invece no. Quindi, per avere un PG semidecente, bisogna giocare... è tutta roba che non si gioca perché letteralmente muoiono... Ok, Goku Tech. Va bene. Questo è il team, raga. Bardock, Goku Tech e... boh, finito. Ok? Va bene. Attacco 50 e attacco super efficace contro tutti i tipi quando c'è un Wicked Bloodline. E infatti la cosa che a me fa ridere è proprio questa. Ok? Le hanno dato un attacco 50 e basta. E l'attacco super efficace ce l'aveva già, quindi chi se ne frega? Leggi sta roba e dici, vabbè, è un attacco che non vedrai. Performs an additional attack con una high chance di diventare super attack quando c'è un altro low class warrior categoria light attacking in the same turn. Se c'è qualcuno che ora viene qua sotto nei commenti di sto video a difenderlo, regà, svegliatevi veramente, perché state difendendo un pezzo di merda. Fine, state difendendo quello. A me va bene tutto, ok? E pur quanto il nuovo Frieza sia letteralmente difficile da giocare per la sua restrizione effettiva, ok, il team che non ha boost, il low class warrior i boost non li vedrà mai. E lui è Frieza, i Frieza li fanno. Sono gli unici extreme che in 9 anni di gioco fanno i low class warrior. Il vero problema è qua, vedete che cos'è? È Team Bardock, i Goku, Pre-Namek Saga, ok? Pre-Namek Saga, ma neanche in realtà. Pre-Kaioken. Ok? Pre-Kaioken. Vuol dire letteralmente useless. Loro vogliono dire, ma abbiamo fatto l'Ezza di sto cesso e fa schifo al cazzo, ti diamo lui, no, fai con il Team Bardock la roba, ma andatevene a fare in culo. Siamo tornati, avevo delle aspettative basse, lo giuro. Le avevo basse. Cazzarola, sono riusciti a fare qualcosa di peggio. Volete sapere come si fixa sta roba? Key più 2, attack def 150, attacco 50 all'attacco, plus an additional attack 20 fino a un massimo di 100 per low class warrior category lion the team. Full stop. Per attacco fatto 10% damage reduction. Attacco 50 e attacco super efficace contro tutti i tipi contro quando c'è il Wicked Bloodline categoria enemy. E poi va bene, performs an additional attack con una high chance di diventare super attack quando c'è un altro pure 6 in categoria light attacking in the same turn. Fixato, l'ho fixato. Cosa gli è rimasto? Sì, non vedrete mai troppo attacco perché ho lasciato low class warrior 20% fino a un massimo di 100, no?
Ok, però ho diviso il 50% damage reduction in base agli attacchi che fa. L'attacco 50, quello c'era già, va bene. E invece di avere low class warrior, avere pure Saiyan, perché sto cazzo di Bardock alla fine dei conti è un fottuto pure Saiyan. Yeah. Passiamo avanti, leggiamo quando lo trasformate. Chi più 3 attacca def 180%. Attacco super efficace contro tutti i tipi. Riduce il danno del 18%. Lancio un additional attack con una great chance di diventare super attack. Attacco 100% when attacking. Medium chance di performare un critical hit ed evadere gli enemy attack. Medium. Manco sta parlando di Aig, vabbè. Chi più 3 è chance di performare un critical hit e evadere più 18%, riduce il danno del 18% per 5 turni dall'inizio del turno. Quindi praticamente la prima volta che lo trasformate, dopo per 5 turni avete questi additional bonus. Lancio un additional super attack e all attacks become critical hit when there is a wicked bloodline category. Allora, il vero problema è che questa parte del kit è letteralmente ok. Poca damage reduction in effetti, ma c'ha comunque il crit, c'ha comunque l'evasione, non è altissima, però ci sta, ok? 18 e 18 damage reduction per 5 turni, medium chance più 18% di evasione, il crit medium chance più 18%, non è malvagio, ok? No, non è malvagio, sinceramente. Peccato che dovete passare da questo. Dovete passare da un PG che non fa un cazzo oltre a tirarti una special e vaffanculo. Yeah, perché è così. Appena viene toccato da un pugno, avete pianto. Eppure c'è gente che ora dirà: sì, ma il nuovo Frieza muore dagli special. Sì, il nuovo Frieza morirà anche dalle special. Una volta tirata la special, però i pugni non lo uccidono. Perché l'ho giocato un bel po'. E invece qua avete... il primo turno vi uccidono. Di pugni vi uccidono. Sempre che non fate full low class warrior. Greatly raises attack death per un turno, causa immense damage to enemy and greatly lowers death. Allora, io ho già detto come avrei fatto per fixarlo. Io vi avrei... ve l'ho già detto, fine. Quello era il fix. Ed era un PG giocabilissimo. PG giocabilissimo, tranquillamente. Invece così... il problema più serio... prenderò sempre questo Frieza perché ci sta. Il problema più serio è che la sua damage reduction, per permetterti di boostarlo tanto, è legata a una categoria di merda. Vediamo come hanno creato questo Frieza. Questo Frieza l'hanno creato con i Space Traveling Warrior in testa, quindi vuol dire tutti i Frieza, tutti i Bojack che faranno tutto, eccetera. Ok, per 5 turni lui fa la roba. Per 5 turni è il DPS più forte del gioco, perché sì, pur quanto la gente possa prendere per il culo Frieza, che è vero, non ha un team, questo qua è il DPS più forte del gioco, prende Broly e lo ridicolizza, perché sì, perché voi al quinto turno fate 100 milioni in più di Broly. Questo è Frieza, è un tour di merda. Qual è la cosa che, no, è simile? An additional death 20% e crit chance più 10 per Conquest of Terror. La differenza fra Conquest of Terror, ok, e low class warrior, la differenza di Conquest of Terror e low class warrior. Wow, ma ci sono PG seri. Questa è la differenza. Fine. Non ho neanche più voglia di parlarne di sto robo. Lo proviamo, ma mamma mia. Avevo delle aspettative basse, l'ho già detto, le avevo basse, sono riusciti a fare peggio. È incredibile. Ragazzi, vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.